Benvenuti a questo appuntamento dedicato alla grande atletica di Sprint to You. Sabato scorso c'è stato uno scoppiettante Roma Spring Festival e a mio avviso, ma non soltanto a mio avviso, la cosa più scoppiettante l'ha fatta Elisa Valensin. Ciao Elisa! Allora, Elisa Valensin è con il suo allenatore Fausto Frigerio, ex ottimo saltatore lungo, nonché specialista dei 110H, giusto? Elisa Valensin, 17 anni, era già stata nostra ospite in questa trasmissione. Guardavo prima il 12 ottobre dell'anno scorso, quando di anni in realtà ne aveva solo 16. E allora, vabbè, mi fa molto piacere che ti avevo già avuto ospite allora, insomma, chiaramente ci avevo visto lungo. Mi compiaccio di questa cosa. Sabato scorso a Roma Spring Festival, una grandissima cosa sui 200 metri, record italiano under 18, ma soprattutto record italiano anche under 20 sui 200 metri, con un ottimo, e se consideriamo anche la curva molto stretta, a mio avviso eccezionale, 200 metri in 23,15. Come stai innanzitutto Elisa? Cosa provi in questo momento? Cosa hai provato in quel momento? Devo dirti, mi sono emozionato perché tu hai esattamente l'età di mio figlio, sei del 2007, qualche mese in più, però insomma, era bello vederti, era bello vederti emozionata agli microfoni di Sky che dicevano la tua prima intervista in diretta. Cosa hai provato in quel momento? Allora, ero emozionatissima, il contesto era meraviglioso. È una delle più belle piste, anzi, penso la più bella pista in cui abbia mai corso. Appena sono arrivata ho detto letteralmente wow, ero rimasta a bocca aperta perché è davvero bellissima tutto il luogo. Poi c'era molta gente a guardarmi, mi è piaciuto un sacco. Ho fatto quel gran tempo, mi sono accorta subito che era un tempo molto basso, non credevo fosse record under 20, credevo fosse solo under 18. Quello under 20 non mi ero neanche informata, non sapevo quanto valeva. E niente, è stato emozionante sapere che comunque ero riuscita a fare pure quello under 20 e che c'era comunque tanta gente che mi aveva supportato durante la gara. Poi le prime interviste, come i primi autografi, sono state davvero emozionantissime. Senti, la prossima volta, se lo vuoi sapere, basta che vai a leggere dove scrivo io, che l'avevo detto che l'avresti battuto e ho anche mandato l'articolo a Fausto, avresti saputo che era 23-23. Diciamo che mi ero permesso di predirlo, insomma, non è che sono. Vabbè, comunque adesso, a parte le battute, insomma, chiaramente. Grande gara, hai avuto problemi nella curva oppure no? Allora, il fatto che la curva fosse stretta non ci ho fatto onestamente molto caso, diciamo che avendo visto subito la Dosto che comunque era partita più veloce. Ed essendo lei molto più avanti di me, mi ero concentrata su di lei, poi stavo pensando alla mia corsa, alla mia tecnica di corsa. E, no, ho avuto un po' di difficoltà, come al solito, sulla partenza dei blocchi, perché io, essendo principalmente ostacolista, su 400 ostacoli il blocco conta poco, e sui 100 ostacoli è un blocco completamente diverso, perché è un ostacolo che va in un certo modo. Quindi, avendo la partenza così libera, non sono abituata a farla. E quindi non sono partita assolutamente bene questo. E poi mi sono ripresa dall'uscita dalla curva, che è un po' il mio forte. Io faccio molto spesso queste gare partendo leggermente controllata, male anche volendo, e poi recuperando verso la fine, è un po' il mio classico, diciamo. Senti, vabbè, dai, veniamo subito al punto, visto che hai appena detto, essendo principalmente ostacolista, io ho un attimo di sussulto quando sento queste cose. Tu ti senti principalmente ostacolista? Tu cosa dici, Fausto? Io chi direi Vabbè, esattamente tu ti sono senti molto ostacolista? Cioè, tu ti senti ancora principalmente ostacolista? emozionata. Io ho iniziato ad avere progressi grazie agli ostacoli principalmente. Mi sono sempre allenata su quello, anche quando c'era da preparare gare tipo 200, ho comunque sempre fatto ostacoli. Quindi è grazie a quello adesso se ho una tecnica di corsa, un controllo del mio corpo a questi livelli,
che non sono ancora eccezionali, però ho lavorato molto e lo devo agli ostacoli. E poi sì, a me è una disciplina che piace molto, quindi mi dispiace anche lasciarla indietro, visto che è un'altra disciplina su cui comunque vado abbastanza forte, vorrei migliorare anche su quest'altra disciplina. Io non è che mi sento ostacolista, mi sento velocista, poi che sia con gli ostacoli che sia senza, sempre velocità insomma. Sì, beh, leggermente diversa, cioè sono due concezioni tecniche credo leggermente diverse, però insomma... vabbè, chiarissimo, insomma, scusa, era una piccola provocazione, perché vabbè, io e Fausto ultimamente abbiamo parlato a lungo e abbiamo parlato anche di questa cosa, insomma. Tu come la vedi, cioè, tecnicamente in questo momento, Fausto, appunto, essendo, diciamo, comunque lei partita fondamentalmente dagli ostacoli, no? Quali sono le sue carenze tecniche? Adesso parliamo però soltanto della velocità che tu vedi in questo momento nella sua corsa. Allora, stiamo lavorando principalmente con le braccia. Il discorso braccia è un po' anche il busto, insomma, è diciamo un po' una sua carenza in questo momento. Stiamo lavorando principalmente per questo, le braccia, che in questo momento non lo sa ancora fare. È chiaro che gli ostacoli è una cosa totalmente differente, quindi le braccia si muovono in base all'utilizzo degli arti inferiori che sono ostacoli, quindi si cambia totalmente il tipo di corsa. Sulla velocità è normale che è un'azione ripetuta per tanti metri e quindi bisogna essere capaci di essere il più possibile rilassati, essere elastici e utilizzare le braccia insieme al discorso inferiore, che lei purtroppo non è ancora in grado di mettere insieme le due cose. Però diciamo che dopo quello che ha fatto vedere probabilmente un po' brava lo è già, e poi adesso vediamo solamente di sistemare anche questo piccolo handicap, che è la partenza, che ha già Elisa già detto, che è un qualcosa totalmente differente dalla partenza dell'ostacolista, dove dopo poggio uno si alza, cosa che magari il velocista va infilato per più metri. Quindi oggi che stiamo un po' lavorando anche in vista, vabbè, una possibile velocista, ostacolista, forse ostacolista, velocista, rimaniamo sempre lì, il discorso non cambia, noi viaggiamo ancora un po' così, al momento, ecco. Beh, chiaramente le due cose non prescindono, insomma, cioè, l'altro giorno la Sydney McLaugh ha fatto 22.07 sui 200 metri a... negli Stati Uniti, e anche detto pensavo meglio, quindi insomma sicuramente, cioè, non è che essere veloci faccia male agli ostacoli e viceversa. È una domanda che ti ho già fatto l'altra volta sicuramente, però te la rifaccio perché non mi ricordo cosa tu mi avessi risposto. Ma a te piacciono di fatto di più gli ostacoli o di fatto le corse veloci? Mi piacciono tutte e due, se no non farei tutte e due, però essenzialmente naturalmente il lavoro dell'ostacolista è un lavoro tecnico. Io, come mia indole, sono una persona più, non so come dire, accesa, a volte non con troppa pazienza, quindi la corsa libera senza ostacoli forse corrisponde di più al mio stile di persona, però a livello di piacere mi piacciono gli ostacoli tanto quanto mi piace la velocità. Ma tra le altre cose, tu hai fatto anche tantissime gare sui 100 ostacoli, quindi insomma, sì, che sì, poi è un'altra cosa ancora, è un altro mondo ancora, insomma, se vogliamo, no? La velocità pura, ho iniziato i 200 giusto indoor, forse la prima gara dell'anno scorso, non di questo appena passato, di quello ancora prima nel 2023, nell'inverno, e poi qualche, forse ho fatto... Sì, ho fatto due gare outdoor e poi ho fatto il Under 20 con i 200, ma era una cosa che ho appena scoperto. Io da cadetta e da primo anno allievo ho sempre fatto ostacoli. Infatti quest'anno è strano essermi concentrata così tanto sulla velocità, infatti adesso lascerò un pochino più di spazio agli ostacoli, perché li ho trascurati appunto questo primo mese di gare, ho fatto solo velocità.
Ricordiamo tra le altre cose che tu sei primatista italiana under 20 e under 18 anche nei 200 indoor, vabbè che è una disciplina che a livello assoluto non si corre più, però insomma hai ottenuto questo primato con, mi sembra, 20 e 70, scusa, 23-72 mi sembra, no? O 70, 72, esatto, questo inverno. Esatto, no, mentre invece mi sembra che 23-73 fosse il tempo con cui che hai fatto l'anno scorso agli europei under 20 di Gerusalemme, se non ricordo male. Esatto, quando sei arrivata a settima in finale. Però a Gerusalemme non avevi fatto i 4H, giusto? No, li avevo fatti agli Olimpiadi giovanili. Agli Egev, sì, sì, sì. Certo. Bene. Senti, io vorrei che tu ci raccontassi brevemente, perché io lo so, perché ti ho sentito anche in un'altra intervista, ma l'avevi già raccontata. Però prima di parlare del futuro, degli obiettivi e quant'altro, a me piace sempre promuovere l'atletica e far capire che però certi risultati non arrivano per caso, ma bisogna sacrificarsi. Ed Elisa veramente ha solo 17 anni, ma fa veramente una vita sacrificata. E mi piace che tu ce lo racconti, da quando ti svegli la mattina a quando torni a casa la sera, considerando che oltretutto tu vai a scuola e vivi anche a Milano. Raccontaci la tua vita tutti i giorni. Allora, come hai ben detto, io vivo a Milano, mi sveglio la mattina e vabbè, mi preparo al volo, vado a scuola. Io vado a scuola dalle 8 alle 2, fortunatamente la scuola è a 10 minuti da casa mia, me la sono scelta, ho scelto quell'indirizzo anche in vista dell'atletica, ho praticamente fatto un sacrificio in questo caso per l'atletica. Dopo la fine della scuola torno a casa, pranzo, riesco a studiare un'oretta dalle 3 alle 4, poi mi preparo e esco, che passa Fausto a prendermi e insieme andiamo a Bergamo, dove mi alleno dalle 5:30 alle 8:30, dipende dai lavori, e poi torno a casa che sono le 9:30, ceno per fortuna, e poi faccio la doccia, arrivano le 10:00, 10:30, inizio a studiare per ciò che posso. Infatti a scuola cerco di sfruttare il tempo che ho a disposizione. Poi per fortuna, allora, questo è un periodo molto pesante per la scuola, perché comunque è maggio, e infatti sto facendo un po' di fatica in questo periodo, anche perché il weekend adesso è impegnato con le gare, quindi sì, poco tempo libero, diciamo. Ecco, scusa, te l'ho fatto dire semplicemente perché io credo che sia molto importante trasmettere anche questi messaggi, far capire che non è che le cose arrivano dal nulla. Cioè, Elisa c'ha solo 17 anni e sta veramente quasi totalmente dedicando il suo tempo libero, diciamo, non libero, a quello che dove non studia, perché comunque studia, e quindi cioè, veramente complimenti anche per questo, perché ti meriti tutto quello che stai ottenendo, al di là chiaramente del tuo talento. Parliamo un attimino del futuro. Prossimi impegni, credo che gareggi sabato e domenica, Brixia Meeting, giusto? Brixia Meeting, faccio 400 ostacoli per la prima volta in stagione, dopo l'ultima gara mi pare fosse i CDS a Perugia, che era stata una gara di copertura per la disciplina, infatti era andata malissimo, sopra il minuto, e la volta ancora prima invece erano il Diego, dove sono caduta. Spero di riuscire a migliorare i 400 ostacoli. Senti, il Brixia Meeting è un meeting giovanile, giusto? Under 18? Sì, esatto. Ok. Vabbè, forse sugli ostacoli, siccome cioè, faccio riferimento un attimino al fatto che comunque nell'atletica lo stimolo mentale è comunque molto importante. Tu stessa mi avevi detto qualche giorno fa, quando avevi gareggiato ai societari che non, sui 200 metri, che gareggiavi sulla tua pista di allenamento, quindi comunque, cioè comunque la testa ha una sua importanza. Tu pensi di riuscire a trovare le giuste motivazioni gareggiando con delle atlete, credo, nettamente più deboli di te, cioè quindi dovendo fare comunque una corsa da sola, ecco, su un 400 che insomma non è proprio banale. Allora,
Essendo, ci sono pro e contro, essendo i 400 ostacoli una gara molto tecnica, il fatto Infatti. di essere da sola ti fa concentrare sulla tua corsa, però il fatto di non avere nessuno è uno stimolo. Naturalmente poi a Maribor mi sentivo più stimolata, infatti non ho sbagliato la ripresa, però sono arrivata molto stanca. E col fatto che avevo molte persone forti davanti a me, sono stata stimolata, forse troppo appunto, perché poi sono caduta. E, però sì, appunto ci sono pro e contro, poi su 200 la differenza si è notata, però 200 non sono una gara tecnica, sono ostacoli sì, quindi è sempre un po' un terno al lotto, perché sui 400 ostacoli tipo potrebbe sballare il vento, c'è la persona che potrebbe andare più veloce, dipende molto dalle corsie, perché riesce a vedere meglio gli ostacoli in un modo o nell'altro, come ti sei allenato. Quindi nei 400 ostacoli è tutto un punto di domanda, diciamo. Chiaro. Senti, tu, vabbè, lo faccio a te, ma chiaramente lo faccio anche a Fausto. Lei in questo momento, però si allena soltanto, vabbè, adesso a parte che in questo periodo ci sono le gare, chiaramente a fine settimana, si allena dal lunedì al venerdì, cioè immagino solo 5 allenamenti a settimana, giusto? Sì. Sì, cioè poi qui Diciamo, appunto il sabato. Dimmi, dimmi. ci sono anche le gare, quindi chiaramente c'è il sabato di No, riposo. ma dico anche in periodo invernale non si allena il sabato o si allena anche il sabato? No, sabato no, Infatti, cioè infatti. sono allenamenti molto tecnici, quindi anche il tempo, la durata dell'allenamento, se fosse legata probabilmente al discorso velocità, certamente servono anche meno ore di allenamento. Una specialità tecnica è dedicare molto più tempo. E noi principalmente lavoriamo sugli ostacoli, quindi lavorando con l'ostacolo chiaramente è tanto quello che ci serve. Quello che magari tanti allenamenti si prolungano più del dovuto e diventa anche un Chiaro. problema. Non è che la scuola, insomma, nonostante lei non ha detto, ma la scuola va bene in ogni caso, perché non ha voluto dirlo, però è molto bravo. Quindi. Perché come brava analitica non vuole mollare neanche la scuola. Quindi va bene che questo insomma, è un sacrificio unico. Non avevo nessun dubbio, anche perché già di base le ragazze partono molto più brave dei ragazzi, cioè è inevitabile, è così. Ma tu, che scuola fai, Elisa? Liceo scientifico di Ah, liceo Città. scientifico. Ok. Senti, parliamo un attimino, vabbè, dei programmi di quest'estate. Io so, ripeto, perché mi confronto abbastanza spesso con Fausto, che non avete ancora un programma totalmente delineato, però insomma, ci sono gli Europei Under 18, ci sono i Mondiali a Lima e comunque insomma, ad entrambe le manifestazioni, io ho visto un'intervista che tu avevi rilasciato, credo, a una TV locale 2 o 3 settimane, scusa, un paio di mesi fa. Insomma, parlavi di questi due appuntamenti ed erano tempi, come dire, non sospetti, nel senso che ancora non avevi ottenuto questi straordinari risultati che hai ottenuto a inizio stagione, a parte che li avevi ottenuti nelle indoor. Quindi ritengo che questi due obiettivi siano comunque ancora ben presenti nella tua testa e ti chiedo a questo punto, visto che nell'intervista che hai fatto 2 mesi fa non parlavi di specialità, adesso ti chiedo, hai un pochino più le idee chiare oppure è ancora tutto? Fermo restando che ti dico, forse tu non lo sai nemmeno, soltanto a pensare, non so nemmeno quanto fosse il minimo per gli europei under 18, ti dico solo che il minimo per i mondiali era 24-35, per cui figurati quanto sei dentro, no? Esatto. 25, una cosa del genere. Sì, esatto. Quindi, avete già un'idea di puntarci solo sui due, magari su entrambi? Non lo so. Vi lascio parlare, ho parlato fin troppo. Allora inizio io. Agli italiani, partendo dagli italiani, porterò il 200, di questo sono sicura. 200? Sì. Agli europei under 18, avendo fatto comunque il miglior crono mondiale, appunto, 18, ho deciso di portare, cioè, sono deciso, sono più propensa io a portare 200 metri. E mentre per i mondiali, sapendo anche che l'America alla fine ha deciso di portare una squadra,
si sapeva fino a poco tempo fa, in base a come andranno gli ostacoli in questa seconda parte di stagione, deciderò se portare i 200 che potrebbero dare un po' meno a livello di classifica mondiale per ovvi motivi rispetto che agli ostacoli che sono una disciplina più tecnica, quindi non di pura velocità, però tutto in base ai risultati delle gare, quindi i più grandi punti di domanda per ora sono i mondiali. Poi non so se Fausto aveva già un'altra mezza idea, però... No, stavo guardando prima il calendario, no? Scusa, cioè non è che mi stavo distraendo. Tu quando parli di italiani, parli italiani allievi, parli di italiani juniores o parli di italiani assoluti? Perché, cioè, non ho capito. Sia assoluti che allievi. Ah, ok. Quindi, vabbè, giustamente salti. Ah, no, a parte che credo che non si possano neanche fare quelli juniores su uno che è allievo, giusto? No, solo di categoria, io posso fare solo gli allievi Infatti, e sono bene assoluti. ho assolute, infatti. Quindi chiaramente appunto a tutti e due, perché dici che, no scusa, poi lasciamo parlare Fausto chiaramente, perché dici che, perché dici che in un campionato del mondo hai meno possibilità sui 200? Perché allora, a livello europeo la velocità è un po' più scarsa. Naturalmente i migliori tempi della velocità sappiamo che ce li hanno le giamaicane, gli americani, comunque paesi più da quella parte del mondo che non interessano l'Europa. Infatti a livello mondiale, secondo me, io avrei meno possibilità. Sono andata per curiosità a vedere il miglior tempo mondiale mai fatto under 18 ed era giustamente di un'americana, era tipo 22 e bassi. Per questo dico che secondo me ho meno possibilità a livello mondiale. A livello europeo, onestamente, io straspero di arrivare sul podio quest'anno con i 200, appunto perché è il miglior crono mondiale per adesso. Poi può sempre arrivare la ragazza più veloce, che magari non sapeva di essere del tutto così veloce, però spero di arrivare comunque al podio. Ecco. Ok, vabbè, no, 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 è chiarissimo, cioè, ho capito quello che vuoi dire. Vabbè, diciamo che strada facendo potete vedere quali saranno i risultati. È chiaro che poi bisogna vedere, cioè, io quello che ti posso dire è che 2 anni fa i campionati del mondo under 20, chiaramente non lo so sui 4H, però sui 200, cioè con 23-15. Credo che andavi in finale tutta la vita e arrivavi anche quarto o quinta. Credo che la terza abbia fatto 22,90. Quindi bisogna poi vedere quanto farai sui 4H in proporzione. Ecco. Sicuramente con 23, correndo intorno ai 23, rischi di andare lontano. Però va bene, adesso è una piccola digressione così tra assolutamente, assolutamente. Tu invece cosa pensi, Fausto? Penso la stessa identica cosa che ho appena detto Elisa, uguale, Ok. fa una piega, è proprio quello che pensiamo tutti e due, bene, contiamo al lotto, chiaramente dopo gli europei, quando cadendo gli ostacoli, poteva fare già lì un gran tempo, quindi mi aspetto probabilmente anche qualcosa di interessante anche da lì, però finora non lo si fa, non possiamo sapere, cioè, quest'anno non abbiamo ancora fatto ostacoli, quindi siamo un po' così, inizieremo ora. Cioè, quindi è tutto così una cosa da scoprire. Probabilmente i 200 abbiamo questa certezza, questa sicura. Gli ostacoli no, anche se incrociamo le dita, ma Ok, probabilmente. però possiamo dire per come diciamo stanno andando le cose che adesso vi concentrerete solo sui 200 e sui 4H oppure no? Potrebbe succedere qualsiasi cosa. No, No. beh, può anche su 100 ostacoli sicuramente, su 100 treni pure, appena ne avrò la possibilità, un 400. Io Un voglio 400. proprio... Sì, no, no. Il mio obiettivo, essendo io appunto 17enne, mi sembra giusto che comunque avendo diverse strade o diverse discipline su cui comunque vado bene, riuscire a vedere quanto posso spingere su tutte per poi capire quella su cui concentrarmi. E per ora non mi sento di avere le certezze adeguate per specializzarmi su proprio una sola disciplina. Poi, come ho detto prima, le preparo tutte insieme. Quindi
quindi alla fine non sono neanche difficili da organizzare. Certo. Scusate la mia ignoranza in materia, ma gli ostacoli degli allievi, sono diversi dagli altri? Sì, L'altezza? sui 100 No, no, sono i 400, scusa, i 400, non i 100, ovviamente. uguali, sempre Sono 100 tutti metri. uguali? Ah, Sì. ok, per tutte le categorie. Cioè, quindi diciamo il crono che fai al Brixia, cioè, in realtà è fatto su ostacoli, diciamo, che si usano anche per gli assoluti. Ok, Vale a livello assoluto, cos'è? Ok, sì. cos'è? 0,76, giusto? 0,76. No, okay. No, no, chiaro, gli ostacoli veloci sono diversi, lo so, ma no, no, non mi ricordavo sui 400. Quindi, diciamo, è assolutamente un test fondamentale. Qual è il tuo personale sui 4H? 58 e 33 fatto a inizio stagione dell'anno scorso, mi pare verso giugno, non, o forse fine maggio comunque, in questo periodo. Poi non sono riuscita a migliorarlo purtroppo, sempre fatto più, un po' più in alto, non sono andata molto lontano, però sempre sui 59, l'unico 58 che avevo fatto, l'ho fatto all'arena. Ok, va bene, senti, io direi che ci siamo detti già tantissimo, ti faccio veramente, adesso vado a studiarmi tutti i vari primati di categoria dei 4H e poi scrivo, faccio le mie previsioni, però tu non leggerle che magari porta Male. male. Comunque, insomma, no, quant'è adesso, a parte le battute, quant'è il record italiano allievi dei 4H? 57,75 di Della Larissa. Verderio. Infatti, è rimasto sempre quello. Va bene, che temo, peraltro lei non abbia mai migliorato, mi sembra di ricordare, purtroppo. No, infatti, no. Vabbè, delle volte capita. Quant'è? 57? 75. Vabbè, dai, il tuo cos'è? 58 e 33 hai fatto? Mancano 6 decimi. Ok. Va bene. Vorrei però una chiusura di Fausto, che hai parlato troppo poco, Fausto, perché uno, vista così, sembra che sei uno che parla poco, invece, siccome so che sei uno che parla tanto. Bravo, bravo a parlare lei, quindi è meglio che parli lei, e lei è l'atleta, io sono solamente allenatore, quindi diciamo che devo secondare anche l'atleta, quindi è giusto così, e mi piace che sia lei la protagonista, è giusto. Senti, no, invece adesso non avete ancora programmato niente, diciamo, per giugno, adesso, vabbè, a parte, diciamo, questi appuntamenti degli italiani, le gare di giugno non le avete ancora programmate per adesso, mi sembra di aver capito. Beh, diciamo, a parte Brixia, adesso stiamo vedendo Sestriere, potrei dire, non lo so, c'è Mondovì prima. Mondovì, c'è Madrid, diciamo, c'è qualche gara ancora da vedere e da definire, non abbiamo ancora definito bene perché vorremmo vedere dopo il Brixia, chiaramente, così, il cammino, diciamo, agli assoluti, per qual è la categoria e poi programmare seriamente gli appuntamenti con i club, perché ci interessano, diciamo, Chiaro. Ma nei meeting state vedendo per i 200 o per i 4H? ostacoli, per ora ostacoli e forse 200, però è davvero ancora tutto da vedere, poi dipende dalle gare che ogni meeting propone naturalmente, perché ad esempio Mondovì avrei voluto fare un 400 ma non c'è nel programma e quindi dovrò fare qualcos'altro, penso i 100 ostacoli, però appunto dobbiamo ancora decidere. Va bene, cioè, quindi diciamo che il messaggio che passa è andate a vedervi tutte le volte che sarà scritto Elisa Valensin gareggerà, ma non si sa dove gareggerà. Gareggia e poi andate a guardare bene quale gara farà. Va bene. Non sarà Allora, mai io... o delle siepi, non potrà mai essere su quello. Le Sarà breve. siepi? Sarà Vabbè, dai, breve. diciamo fino ai 400, perché se dovessi vedere un giorno che vuoi fare un 800, magari No. mi preoccuperei. Il linguaggio mi impiegherà più di un minuto, si spera. Ok, va bene, vi ringrazio veramente, grazie mille Elisa, ancora tantissimi complimenti, naturalmente complimenti anche a Fausto, perché insomma, io credo che il tecnico sia sempre fondamentale, anche se poi dicono tutti no, ma è merito dell'atleta, però insomma, io credo che...
chi ha al fianco sia comunque importante. Grazie veramente, in bocca al lupo per tutto e ci sentiamo presto. Un abbraccio. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Perfetto, anche per oggi abbiamo finito, ci vediamo alla prossima e come al solito buona atletica a tutti.